Cene e cenoni sotto le feste, momento di gioia e riunioni familiari, ma anche purtroppo momento di spreco alimentare. Compriamo troppo e male ed il 20% di ciò che prepariamo finisce nel bidone della spazzatura. Oltre che essere eticamente e moralmente sbagliato, è anche economicamente svantaggioso perché ogni anno finiscono nell'immondizia mediamente oltre 500 euro a famiglia. Ed allora largo alle ricette di recupero antispreco. Una delle cose che avanza sempre per la maggiore è il lesso. Come primo diciamo che una pasta fatta con il lesso è leggera, gradevole e fa star bene perché non hai buttato il lesso. Quindi io proporrei questa pasta. Prima di tutto pensiamo agli odori. Io metto carota in questo caso e del porro, però potremmo usare anche la carota e la cipolla e gli odori che abbiamo messo già nel brodo. E ora andiamo in cottura. Allora iniziamo con dell'olio, mettiamo gli odori, li facciamo rosolare. La carne non l'andremo a rosolare, manteniamo diciamo il contenuto leggero del bollito. Ecco, gli odori li andiamo a sfumare con del brodo, che tanto anche il brodo è avanzato. Aggiustiamo con un po' di pepe. Il brodo era già giusto di sale, quindi andremo ad aggiungere pochissimo sale. Nel brodo e le verdure aggiungiamo il lesso. Riaggiungiamo un po' di brodo in modo che il lesso riprenda la morbidezza. Ho fatto una chitarina perché rimane un po' più sciolta e con il lesso sinceramente ci sta molto bene, anche perché poi il brodo in eccesso verrà assorbito dalla chitarina. Facciamo ritirare praticamente il brodo che abbiamo messo, poi il piatto sarà pronto. A fine cottura aggiungiamo un po' di erba cipollina che darà colore e sapore. Andiamo a impiattare, ecco qua, un po' di olio crudo e abbiamo riciclato il lesso. Sempre con il lesso si può fare un buonissimo antipasto. Si fa in maniera classica, quindi carne, in questo caso il lesso, frullata, parmigiano, noce moscata, un po' di burro o olio se preferite, ma il burro dà un po' più sapore essendo già il lesso una carne un po' scarica, prezzemolo, un po' di aglio, come un patè classico praticamente. Poi del pane passato in forno, avete due opzioni effettivamente. Io in questo caso il pane l'ho passato in forno, metterò il patè e un filo d'olio e siamo a posto. Un'altra opzione è pane non passato in forno, patè, un filo d'olio e lo passiamo in forno. Se vi piace potete grattare sopra un po' di tartufo, un filo d'olio, è molto semplice, molto veloce e molto gustoso.